La seconda riflessione riguarda il piano regolatore di Caltagirone, un piano regolatore che ha avuto sempre un interesse altalenante tra le forze politiche. Ebbene, si potrà costruire ancora? C'è ancora spazio per una politica di espansione nel centro storico oppure una riqualificazione dell'esistente? Inizia la dottoressa Giannetto. Appunto, io volevo parlare del centro storico perché questo è un punto fondamentale del mio programma. Dicevo che il centro storico è un punto fondamentale nel mio programma, la rivalutazione è bellissimo il centro storico. L'altra sera io ho fatto una passeggiata e mi sono accorta di quante scorci, di quanti angoli bellissimi, però integrato. Ecco, io credo che puntando sulla rivalutazione del centro storico puntiamo anche sull'attrazione turistica. Noi in questa città, Caltagirone, abbiamo delle potenzialità turistiche incredibili. Siamo comune dell'UNESCO, siamo stati inseriti nel 2001 nell'Heritage List, sia per il tardo barocco, sia per la nostra ceramica che è bellissima, e non per ultimo appunto parliamo del centro storico. Rivalutiamolo, rivalutiamolo e facciamo sì che i turisti vengono attratti e non facciamo più un turismo morde e fuggi, ma un turismo stabile, perché questo può servire anche a sanare la nostra economia. Noi come città, la città di Caltagirone ha delle potenzialità incredibili, sfruttiamole. Il turismo non è sfruttato al massimo, forse sfruttiamo solo il 2% del nostro patrimonio. In confronto ai comuni vicini Ore, noi abbiamo delle bellezze incredibili, perché non sappiamo sfruttarle? Questo purtroppo devo dire è un paese che ha vissuto sempre di terziario, perché abbiamo avuto l'ospedale, abbiamo avuto il tribunale, abbiamo avuto tutti gli altri servizi. Oggi purtroppo il posto fisso non c'è più o si è ridotto. Quindi cominciamo con la nostra mentalità imprenditoriale e sfruttiamo tutto quello che la nostra città ci può offrire, che è tantissimo sicuramente. Giacomo Cosentino. Credo che l'espansione della città abbia esaurito proprio la sua tensione espansiva, perché magari nel passato c'era una progettualità di far diventare Caltagirone provincia, e quindi negli amministratori passati si pensava a dotare la città di infrastrutture che l'hanno espansa proprio all'infinito. Credo che bisogna dire stop a questa espansione. Quindi bisogna, secondo me, l'ho scritto anche nel programma, mirare a una città che sappia coniugare compattezza e crescita estensiva. E quindi a non più pensare allo sviluppo edilizio come un saccheggio del territorio, ma a riqualificarlo e soprattutto a riqualificare le aree verdi, che sono in parte numerose, ma che nel centro storico sono poche. La maggior parte è rappresentata dal nostro giardino pubblico. Quindi pensare a ricreare all'interno del centro storico, laddove sono crollati edifici che possono anche non avere alcun valore economico, creare spazi verdi in modo tale da rendere il centro storico non solo bello dal punto di vista architettonico, ma anche godibile e fruibile dal punto di vista ambientale. Credo, avendo letto un po' tutti i programmi che sono stati presentati, non so se arriva bene la voce, che su questo i candidati siamo tutti abbastanza d'accordo. Abbiamo consumato la maggior parte del nostro territorio negli anni, nei decenni, sì, per il miraggio della provincia, per la legittima aspirazione a vivere in appartamenti mono piano di 100-120 metri quadri anziché nelle case del centro storico con una stanzetta per piano. Non c'è alcun dubbio che per quel che mi riguarda il piano regolatore generale non prevederebbe, non prevederà nuove zone di espansione edilizia, tranne che
almeno in una delle nostre frazioni, dove invece vi è una richiesta molto pressante e viva di gruppi di cittadini, e lì il territorio, nel rispetto ovviamente dell'ambiente, può ancora essere utilizzato. Ma voglio introdurre un tema, spero non del tutto originale per chi ci ascolta e anche per chi è da questa parte. Noi è come se vivessimo due città, e questa è l'idea del mio programma: un centro storico sempre più disabitato, una zona di espansione che è quella che ospita la maggior parte dei cittadini. Noi dovremmo avere cura della prima città, che è quel gioiello di cui si parlava prima e che deve finalmente e definitivamente diventare attrazione per l'economia turistica, perché ancora il turismo noi purtroppo non lo conosciamo, e la città delle abitazioni, che ha bisogno di cura e di assistenza come il centro storico. Un centro storico lasciato e abbandonato come quello, nelle condizioni in cui versa quello nostro, non è un centro storico utilizzabile. Allora, alla domanda se con me sindaco questa città crescerà ancora di più, la risposta è categoricamente no, è già cresciuta a dismisura. Dobbiamo assolutamente impedire che si estendi ancora. Il problema che si pone è la riqualificazione di ciò che già esiste, ed è tantissimo. Ed è questa la ragione per cui ho previsto l'istituzione di un assessorato intitolato alla rigenerazione urbana. E non ho chiesto a un politico di occuparsene, ma al contrario di un architetto che è il presidente uscente dell'Associazione degli Architetti del Calatino, affinché il tema venga affrontato in modo tecnico e compiuto e non politico, individuando strumenti concreti di rigenerazione che utilizzino le opportunità europee, il programma Urban in particolare, e che consenta la riqualificazione non soltanto del nostro centro storico, ma anche delle nostre periferie, dell'insieme della rete dei parchi urbani che sono spesso abbandonati e saccheggiati. E a tale scopo abbiamo previsto nel programma l'istituzione del regolamento dei beni comuni, ovvero di uno strumento che d'intesa con cittadini e associazioni consente l'affidamento, la cura e la gestione di tutte le aree che il comune, alla luce della ristrettezza delle risorse finanziarie, non è in grado di curare, perché anche la riqualificazione urbana della nostra città passa attraverso il tema della corresponsabilità, cioè amministrazione e cittadini che insieme si fanno carico di come risolvere i problemi e degli strumenti da adottare per risolverli. In realtà, 6 mesi prima di chiudere il mio mandato, avevo concluso tutte le procedure per il nuovo piano regolatore, vi era stato anche il lavoro delle commissioni, quindi i vari gruppi politici avevano dato il loro contributo, ma purtroppo per 4 anni questo piano regolatore è rimasto chiuso nei cassetti. La filosofia che lo ispirava, indubbiamente oggi dovrà essere rivisto in alcune sue parti, e innanzitutto l'idea che il Comune non può imporre ai cittadini una serie di oneri relativi al fatto che le previsioni del piano regolatore pongono vincoli, poi il Comune non ha i soldi per poter realizzare aree verdi, infrastrutturazioni di interesse generale pubblico. Il risultato è che la Corte Costituzionale ha previsto, a tutela dei cittadini che hanno un vincolo sulla loro proprietà, la possibilità che in qualche modo questa venga monetizzata. I comuni non avranno mai i soldi per poter ovviamente intervenire su una serie di aree. Avevamo istituito, cosa che esiste in altre regioni italiane ma non nella regione Sicilia, il cosiddetto sistema delle compensazioni, cioè la possibilità
di poter, su un'area dove vi è un interesse pubblico e un vincolo, poter dare la possibilità al cittadino per una parte di poter edificare e l'altra zona viene ceduta, ovviamente misurando i valori della compensazione. Sarebbe un sistema anche per chiudere nella parte nuova alcune cinture che in questo momento hanno una discontinuità dal punto di vista urbanistico, e questo penso che sia importante. Il centro storico, vanno realizzati dei piccoli piani di recupero che qualifichino determinate aree, e da questo punto di vista noi, anche utilizzando l'ultimo codice degli appalti del 2016, che ha previsto che i comuni debbano soltanto occuparsi di una progettazione di massima, ma che poi possano esserci concorsi di idee che noi apriamo alle nostre associazioni degli architetti e degli ingegneri per avere un contributo importante di progettazione. Allora, chiaramente l'approvazione del piano regolatore generale è una cosa che va fatta immediatamente, sarebbe insensato andare a allargare ulteriormente la possibilità di costruire, perché questa è una città realmente che ha dimensione di 70-80 mila abitanti, ma oggi, anche frutto di tutta la situazione economico-sociale che viviamo, questa città si sta man mano riducendo sempre di più, e questo ha creato anche uno scollegamento tra quelle che sono il centro storico e le zone periferiche della città. Di recente è stato rifinanziato un bando per le periferie di circa 500 milioni di euro. Questo ci consentirebbe in qualche modo, sfruttando questi finanziamenti, di incrementare la possibilità di creare aree verdi, di creare dei sistemi di collegamento tra il centro storico e la parte nuova della città, e di rifunzionalizzare queste aree che molto spesso sono considerate aree di periferia e quindi in qualche modo di secondo piano. Mi riferisco a Villaggio Musicisti, Zona Semini, Balatazze e quant'altro. Quindi in questo senso noi sicuramente non consentiremo nuove costruzioni, ci sarà da riqualificare quello che è il centro storico della città, che da anni sentiamo dire è volano di sviluppo turistico eccetera eccetera, però ovviamente, a meno che io ho una benda davanti agli occhi, questo sviluppo turistico non l'ho visto, per cui certamente bisognerà riqualificare queste aree con delle logiche di sviluppo turistico diverse, delle logiche moderne che consentano anche attraverso la digitalizzazione di sfruttare quelle che sono le nostre bellezze, ma anche attraverso dei sistemi di accoglienza turistica diversa. Mi riferisco per esempio all'albergo diffuso, una legge regionale approvata grazie a Movimento 5 Stelle, che dà la possibilità di non costruire strutture ricettive, ma di utilizzare il centro storico delle città o di borghi come quelli nostri per dare ospitalità di tipo diverso.